Eccoci qua. Abbassiamo il volume, un po' il volume. Allora ragazzi, ci tocca sperare in Perez per avere un campionato. La cosa più divertente di questa gara sono i team radio Red Bull. Ho detto tutto. Naturalmente era facilissimo immaginare che Verstappen da quindicesimo arrivasse almeno a podio. E secondo me Magnussen. Bel sorpasso di Magnussen, intanto su Tsunoda. Per un punto. Niente, stavamo dicendo che la cosa più divertente di questa gara, a parte questi sorpassi, queste lotte finali fra McLaren, fra Magnussen e Tsunoda, la cosa più divertente di questa gara è stata, sono stati i team radio della Red Bull. Veramente non c'è gara, sono troppo superiori. Bene fa Perez a disobbedire, a condurre in porto sta vittoria che si è meritato a conti fatti. Oddio, se Verstappen non avesse avuto quel guaio lì, non credo proprio che sarebbe davanti Perez ora. Però se serve a dare un po' di pepe a questo inizio di stagione, ben venga, perché sapete benissimo tutti quanti che alla lunga, io l'ho detto in questi giorni, se questo è un buon giorno, questi a settembre, e speriamo a settembre, almeno ci godiamo l'estate, questi a settembre hanno già vinto, cioè questi, per questi intendo Max Verstappen, perché non vedo proprio, ora stanno amministrando, è chiaro ed evidente, Verstappen sembrava avesse lo stesso problemino di ieri su semiasse, ma ora sta amministrando, cioè è pure da 10 secondi ad Alonso che sta tirando il collo all'Aston Martin come una gallina. Alonso ha fatto vedere cose migliori degli altri, partito bene, penalizzato, aveva passato Perez, poi è stato ripassato, è stato molto abile il regime di safety car a scontare la penalità, e che gli vuoi dire, mancano 3 giri. Ferrari male, sembrava stesse messa bene a inizio gara, avevano anche azzeccato le strategie, poi è bastata una safety car e non ho capito come cazzo ha fatto Hamilton, che era lentissimo prima della safety car, anche se lui aveva la gomma hard rispetto agli altri nel primo stint di gara, cioè è bastato che Hamilton montasse la media che ciao, qua sembra di essere tornati al 2021, se non peggio. Lì magari avevi davanti solo Mercedes e Red Bull, qui oltre alle Mercedes e alle Red Bull sembra che, cioè, hai davanti l'Aston Martin, in effetti, cioè raga, siamo sesti e settimi, non si fosse ritirato Stroll per guai meccanici, non so se eravamo ancora sesti e settimi. Per carità, i due ferraristi, specialmente Leclerc, hanno fatto un'egregia prima parte di gara, poi dopo la safety car, dove non ho capito come cazzo si è fatto intrufolare dopo i cambi Hamilton, evidentemente si è trovato al posto giusto nel momento giusto in pista, quando è uscita la safety car. Hamilton è finito fra le due Ferrari, le Ferrari con la gomma hard, Hamilton con la gomma media, e Hamilton non poteva non approfittare di questo vantaggio, ha passato Sainz e... Niente raga, non stiamo messi bene, e l'ha detto anche Vanzini in telecronaca, quindi mancano 2 giri, siamo al 49esimo giro, oramai intanto Lazio-Roma 0-0, la Roma in 10, al momento la classifica recita Perez, Verstappen, Alonso, Russell e Hamilton. Oh, Russell ha fatto una bella gara, sembrava... Stavo dicendo, mentre mio figlio si fa due risate,
Russell ha fatto una bella gara. Terzo parte, quarto arriva, ma arriva quarto per la rimonta di Verstappen. Diciamo che ci sta. Hamilton è riuscito a recuperare posizioni. Poi ci sono Ocon e Gasly, ottavo e noni. Lui ride qua. Di tu se io devo fare il video in queste condizioni, ditemi voi. Meno male che c'è mio figlio che ride, qui non ci sarebbe proprio nulla da ridere, ma nulla proprio. Vediamo un po'. Ecco, pronta la bandiera a scacchi. Ecco, pronta, intanto mi sa che la Lazio. No, niente. Ecco, pronto, la bandiera a scacchi. Checo Perez, che è successo a Russell? Che è successo? Non ci ho capito nulla. Intanto qua è battaglia di giri veloci per chi sarà in testa. Praticamente dei due Red Bull che fa il giro veloce è in testa al mondiale. Ma magari lottassero, ma magari ci si diverte un po'. Non so, Alonso sembra avere dei problemi, non lo so. Ultimo giro. Ultimi metri Sergio Perez, vediamo un po'. Vediamo un po' chi esce capolista. Sergio Perez vince. Sergio Perez vince il Gran Premio di Jeddah. Ma che cazzo urli? Giro veloce di Max. No. Non ho capito, qua si parla di un'altra penalità di Alonso. Spero di no perché merita il suo terzo posto. Comunque, bravo Russell, brava la Mercedes. Io non capisco una cosa. Posso togliere, vediamo l'arrivo delle Ferrari, poi sono da voi. Ha segnato la Lazio intanto con Zaccagni. Ha segnato la Lazio con Zaccagni, vediamo un po' il gol. Fammi togliere l'audio qua. Io veramente non capisco. Io guardo le Mercedes e le Ferrari, lasciamo perdere le Red Bull che al momento è un altro pianeta. Io guardo Mercedes e Ferrari, io vedo Toto Wolff ogni volta intervistato dopo le libere che si incazza, fa, dice. E vedo i ferraristi sempre ottimisti e poi ci arrivano davanti. Cioè, non lo so. Non so cosa pensare. Vediamo il gol della Lazio intanto. Vediamo il gol della Lazio. Ah. Difesa sorpresa. In pratica Zaccagni in mezzo a quattro difensori romanisti, li anticipa. Cioè, li prende d'infilata e fa gol. La Roma in 10, vabbè. Comunque, stavamo dicendo una roba. Io non lo so. Vedo Toto Wolff che si incazza. Siamo dietro così, cosa? Ma questi risultati loro lo fanno sempre. Noi invece, fra mille proclami, siamo veloci. Così, abbiamo un secondo più veloci. Di qua, di là, festa contro festa. Ma a Fiorano, questo e quest'altro. I risultati poi sono questi qua. Non arrivo driver of the day Verstappen e ci mancherebbe altro. Cioè,
Inizia a preparare lo champagne che sei 3 volte campione, caro Max. Non credo proprio che... Almeno che ci renda un po' più vivace Perez questa lotta. Cioè, sembra di essere tornati ai tempi di Vettel e Webber. Mamma mia. Mamma mia, intanto cominciamo a mettere su, a girare su Roma Lazio qui. Non so, ragazzi, non so, una gara che sembrava, diciamo, una buona gara, ma dopo la safety car, ragazzi, siamo completamente spariti. Siamo completamente spariti. Non va bene. Non va bene per nulla. Non va bene per nulla. Non so per voi. Dicevate che io ero catastrofista prima la settimana dei test. Dice, intanto mi sa che ha pareggiato la Roma, ragazzi. E Tammy Abraham. Ma mi sa che ci sarà il controllo del VAR, eh? Mi sa che ci sarà il controllo del VAR, questo gol qui, eh. Intanto l'imbecille delle pizze è arrivato. Allora, mi sa che qua danno il controllo al VAR. Mio figlio appena sente l'odore di pizza fugge dalla stanzetta. Ma la furbizia di mio figlio non la conoscete. E niente. Chiudiamo questo video sulla Formula 1 con... Stavo dicendo, qualcuno mi dava del catastrofista quando... No, è autorete, è autorete, è autorete, ragazzi. È autorete, ragazzi, è autorete. Bisogna vedere la posizione di Smalling. Comunque, stavo dicendo, mi davate del catastrofista. Purtroppo la realtà è quella lì. Mi sa che l'ha annullato. L'ha annullato, fuori gioco. C'era fuori gioco, annullato. Ho detto che c'era il controllo del VAR. Smalling mi sa che era in fuori gioco. Comunque, va bene, dai. Signori, è dura. È davvero dura. È davvero dura. Spero veramente in Checo Perez affinché se la giochi magari fino a quest'estate con il suo compagno di team. E poi una roba, e concludo il video che stavo quasi dimenticando a proposito della Ferrari. Non mi è piaciuto quel team radio a Sainz. Fai passare Leclerc. Giustamente lui ha detto, ma arrivasse prima in DRS e non ci è arrivato. Quindi capite che non aveva velocità il signorino. Evidentemente questa è una macchina che rende solo con la gomma soft. Questa è una macchina che rende solo con la gomma soft, evidentemente. E basta una mescola un po' più dura e ciao core. Ragazzi, non so che cazzo dire, io vado a degustare una pizza. Ci sentiamo magari più tardi per l'interview, poi ci saranno le analisi del Gran Premio, della partita. Oggi tanti video, il video sul derby qua. Va bene, ragazzi, va bene. Anzi, va male. Iscrivetevi al canale, che fa anche rima.